Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Il numero elevato delle denunce nei giorni scorsi, il mancato rispetto delle norme, rischiano di portare a nuove strette da parte del governo, soprattutto per le attività all'aperto e le passeggiate, come annunciato ieri dai ministri Spadafora e Boccia. In Emilia-Romagna la regione ha già emanato un'ordinanza su ulteriori restrizioni per bici e passeggiate. Ieri intanto è stato registrato il peggior bilancio di sempre in Italia con 475 morti in un giorno, superato anche il record della Cina, ma c'è stato anche il boom dei guariti, 1084. Allora ripartiamo proprio da qui, dal punto della situazione nel nostro paese. Salgono ancora i numeri dell'epidemia di Covid-19 in Italia, come conferma l'ultimo bollettino della Protezione Civile. È di 2.648 l'incremento delle persone attualmente positive, quindi come vedete nel corso anche di questa settimana abbiamo un trend sostanzialmente stazionario nell'ambito dei valori che abbiamo comunicato nei giorni scorsi. Purtroppo oggi vi devo comunicare anche il dato dei deceduti, registriamo 475 deceduti. Sono cifre che confermano la tendenza generale, mentre l'attenzione si sposta verso la situazione nel centro-sud ed è ancora difficile dire quando ci sarà il picco, che potrebbe arrivare tra il 25 marzo e il 15 aprile. I numeri di una giornata non hanno rilevanza statistica in sé e si inseriscono bene nella tendenza osservata in questi giorni, osserva il fisico Giorgio Sestili, curatore della pagina Facebook dedicata all'analisi dei dati epidemiologici sul coronavirus. Sul dato nazionale siamo certi che non si tratti più di una crescita esponenziale, aggiunge. Finora il fronte della battaglia è stato quello della Lombardia, ma nei prossimi giorni, sempre secondo Sestili, sarà importante vedere il dato relativo al centro-sud, dove non si vedono ancora gli effetti delle misure restrittive. A proposito delle misure restrittive, ne ha parlato oggi sul Corriere della Sera il Premier Conte. Lo sforzo che stiamo facendo e le misure adottate funzionano e quando si raggiungerà il picco e il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare subito però alla vita di prima. Pertanto i provvedimenti del governo, dalla chiusura di molte attività a quello della scuola, non potranno che essere prorogati, ha aggiunto Conte, invitando poi tutti al buon senso. Ha fatto sapere anche che si lavora ad un decreto per lo sblocco degli investimenti pubblici per decine di miliardi e un intervento a tutela delle aziende strategiche italiane. Veniamo alla nostra regione dove ci sono arrivate le foto dei cantieri iniziati a Cattinara in particolare per la realizzazione delle nuove terapie intensive. La regione tramite il presidente Fedriga e l'assessore alla salute Riccardi hanno annunciato dunque che è in atto la fase 2 per la realizzazione dei nuovi posti di terapia intensiva negli ospedali della regione. Queste foto si riferiscono agli interventi, come detto, a Cattinara, Trieste. Entro fine mese in tutti i siti individuati si passerà complessivamente dagli attuali 29 posti a 94. Gli ospedali, oltre a Cattinara, dove ci saranno 15 posti in più, sono quelli di Gorizia per arrivare a quota 16, a Udine a quota 30, a Palmanova 21, a Pordenone 12. Un'eventuale fase 3 prevede la disponibilità di 140 posti per i casi più gravi. Riccardi ha però ricordato che la funzionalità dei posti che si stanno realizzando dipende dall'arrivo delle attrezzature sanitarie che dovranno essere inviate dal governo. A ieri nella nostra regione, lo ricordiamo, sono saliti a quota 462 i casi di positività al Covid, più 68 rispetto al giorno precedente. Si è registrato un ulteriore decesso alla casa di riposo di Mortegliano che porta la quota totale delle vittime a 31. Sale a 4 anche il numero di casi a Fiume Veneto, a darne notizia è stata l'amministrazione comunale in una nota. Purtroppo l'azienda sanitaria mi ha comunicato la presenza di un ulteriore contagio nel territorio comunale, ha riferito ieri in tarda serata al sindaco. Pertanto oggi il numero complessivo delle persone positive nel nostro comune, ha riferito ancora al sindaco, è di 4. E anche il sindaco di Mortegliano, Zuliani, ha aggiornato sulla situazione del rispettivo comune, ha spiegato di essere uscito dal periodo di quarantena che l'aveva sottoposto appunto a casa a seguito della necessità dell'isolamento. Nel comune del Medio Friuli attualmente i dati parlano di alcuni casi di contagio per quanto riguarda i residenti, ma a destare preoccupazione soprattutto è la casa di riposo per anziani Rovere e Bianchi, dove sono 42 gli ospiti positivi sui 79 complessivi e 23 gli operatori ancora in isolamento. L'assistenza sanitaria è totale, ha spiegato il sindaco, e agli ospiti vengono somministrati farmaci specifici che hanno avuto effetti positivi nel contrastare il virus.
Andiamo a Gorizia ora, dove continuano i disagi al valico di Sant'Andrea, al valico con la Slovenia. Stamattina sono in sosta 170 autotreni, si registrano code durante la giornata dovuti ai controlli sanitari della polizia slovena e alla chiusura di due valichi lungo il confine, quello di Stupizza Cividale e di Fusine Laghi, informa il sindaco Ziberna, sempre in contatto con la polizia di frontiera. Da oggi quindi l'unico valico aperto per accedere in Slovenia da Gorizia a Tarvisio è quello appunto di Sant'Andrea. E c'è da registrare anche una vittima lungo le strade della nostra regione. Nella tarda serata di ieri un camionista è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale 13 all'altezza del bivio di Sgonico. L'uomo era alla guida di un auto articolato quando, per cause ancora non accertate, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. È deceduto sul posto dopo che il camion si è ribaltato su un fianco ed è rimasto schiacciato. Si tratta di un camionista croato di 62 anni, fatale probabilmente un colpo di sonno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, i sanitari del 118 e la polizia stradale. Continuano anche i controlli lungo le strade della nostra regione per chi non rispetta il decreto del governo. I carabinieri di Latisana hanno denunciato nelle ultime ore 6 persone sorprese a transitare senza alcuna valida ragione nei comuni di Varmo, Latisana e Lignano in violazione alle prescrizioni previste per contenere il contagio. E noi con il nostro POMA siamo andati a controllare anche chi continua a circolare in città, in centro a Udine, senza validi motivi. Vediamo. A comprare le sigarette, ma sai che è pericolosissimo? Vabbè, mi togliete proprio tutto, allora è meglio che mi spari. Salve, non siete preoccupati per il coronavirus? No. Cosa ci fa di bello in giro? Oh, guarda. È preoccupato per il coronavirus? Ha l'autocertificazione? Sono andato dal medico di Bergamo. Adesso sta tornando a casa? Anche in tempo di coronavirus tocca fumare. Ah, sì. Ha preso tutte le precauzioni, però tutto a posto? Sì, sì, sì. Ma lei sa cos'è il coronavirus? Sì, sì. Sono solo a prendere le sigarette. Non siete spaventate dal coronavirus voi? Sì, sì, siamo spaventati. Cosa ci fate in giro? Stiamo andando a fare la spesa. Avete l'autocertificazione? No. No. Ma la spesa come fate? Serve anche l'autocertificazione. Si può scaricare anche su internet. Ah, non sapevo. Le precauzioni le avete prese? Mascherine, guanti? No. No. Dovete stare attenti, Stai andando a casa? Sì. Ma non hai paura del coronavirus? No. Non hai paura? Perché non hai paura? Io all'ufficio là faccio 5 metri. Fai 5 metri, però 5 metri potresti contaminare qualcuno o essere contaminata. Se non si sa di avere magari la positività. Ma io sto bene. Ho capito, ma star bene non significa nulla in questo momento. E cosa ci fai in giro? Sto andando a prendere i filtri. Ok, ma senza precauzioni, l'autocertificazione ce l'hai? Sì. Tutto a posto? Sicuro? Beh, vado, sto andando a prendere i filtri. Solo i babiti qui in centro? Sì. Ma come cerchi i filtri, cerca anche le mascherine. Mi fai questo favore? Certo. Questa è la prima parte del reportage raccolto dal nostro POMA. Nelle prossime edizioni vi proporremo ulteriori contributi. A proposito della città di Udine, ad intervenire con un messaggio anche il consigliere comunale del PD Alessandro Venanzi, che chiede di intervenire tempestivamente per aiutare la nostra economia e limitare i contagi. Ascoltiamolo. I numeri non sono sicuramente incoraggianti. Da un lato la borsa ci sta dicendo che l'economia del nostro paese è in particolare sofferenza e dall'altro i numeri dei contagiati non cenano a diminuire. La tempestività di intervento è fondamentale, tutto in questo momento. Allora, da un lato, bene gli interventi emanati tramite decreto dal governo centrale nei scorsi giorni, ma a livello territoriale regionale credo possiamo fare un po' di più. Per esempio considerare l'opportunità, come ha fatto la regione Veneto, la regione Toscana, di mettere in piedi un intervento massiccio di controlli con dei tamponi nei confronti di coloro che sono esposti più di altri in questo momento per professione al contagio. Penso al comparto sanitario che sta facendo un lavoro straordinario nel nostro paese, nel nostro territorio, penso alla protezione civile, ma penso
anche a tutti quei lavoratori che per attività caratteristica sono esposti al pubblico e hanno contatti con gli altri. È di poco fa la notizia che 60 anziani sono stati contagiati alla casa di riposo di Mortegliano. Ecco, questo è un altro esempio di come e dove intervenire. Trieste lo ha raccontato nei giorni precedenti, oggi siamo arrivati nel territorio udinese. Queste le parole di Venanzi. A proposito di Udine, vi diamo informazione anche di uno spunto utile che arriva dal web. Una mappa interattiva della città con i confini comunali ben evidenziati, l'indicazione di tutti i punti di prima necessità, tra cui supermercati e farmacie. L'idea è dell'udinese Riccardo Medeossi, il quale spiega, navigando sui vari gruppi Facebook, mi sono imbattuto in un commento che mi ha impressionato, con una signora che si chiedeva se un determinato punto vendita fosse o no all'interno del perimetro cittadino, e così ho pensato che una mappa del genere potesse essere utile con gli elementi base, ovvero i limiti del territorio, le farmacie e i supermercati. La vedete appunto segnalata con tutte le indicazioni utili. Venanzi nel suo intervento poco fa citava anche la borsa con un continuo sali e scende. Vediamo la situazione in tempo reale. Le borse europee sono toniche dopo l'annuncio della Banca Centrale Europea che ha disposto un inserimento di risorse di 750 miliardi di euro di titoli da acquistare per sconfiggere l'emergenza economica innescata dal coronavirus. La Banca Centrale Europea, dopo una lunga conference call dei governatori in notturna, va quindi al contrattacco di fronte al crollo delle borse degli ultimi giorni e alla fiammata dello spread. Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde. Non ci sono limiti all'impegno della BCE per l'euro, è la frase che significativamente va a sostituire e allo stesso tempo confermare il whatever it takes di Mario Draghi, che proprio Lagarde non aveva voluto far propria pochi giorni fa. A proposito di Europa, un aggiornamento anche sulle vittime e i contagi. Sono saliti a 10.887 i casi confermati di coronavirus, di cui 7.156 solo in Germania. Sono stati registrati nei paesi dell'Europa centrale e orientale, tra Germania, Austria e Grecia, secondo i dati diffusi oggi dalle varie nazioni, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e aggiornati. I decessi registrati nell'area sono stati finora 32, con 4 casi in più rispetto al giorno precedente. Casi confermati si evidenziano in particolare anche in Grecia, in Slovenia, in Polonia, Estonia, in Romania e l'ultimo in ordine di tempo anche in Montenegro. Nel frattempo vola la spesa nei negozi di quartiere, boom delle consegne, ci sono rassicurazioni di Confcommercio e Federdistribuzione sulla disponibilità delle merci nei supermercati. Il punto nazionale a cura dell'ANSA. Spesa molto più abbondante del normale in tutti i negozi e in particolare in quelli di quartiere e nei piccoli paesi, mentre volano le consegne a domicilio i cui volumi negli ultimi giorni sono quadruplicati. Gli acquisti al tempo del coronavirus spingono le vendite sotto casa con un aumento nella media distribuzione nei negozi di alimentari di circa il 50%, con picchi di crescita che salgono però fino al 100-120% negli alimentari dei piccoli comuni più isolati. Il ritmo delle vendite continua ad essere altissimo, ma non ci sono problemi di approvvigionamento delle merci, afferma la presidente di FIDA Confcommercio, Donatella Prampolini. Se c'è qualche ritardo è fisiologico, perché magari può capitare che ci sia personale ridotto nei magazzini per turni o malattie, e quindi di conseguenza questo provoca ritardo negli arrivi delle merci sugli scaffali. Direi però che tutto comunque funziona bene. Rassicurazioni sugli approvvigionamenti arrivano anche dalla grande distribuzione, dove dopo il boom delle scorse settimane le vendite si vanno normalizzando e nell'ultimo weekend hanno anche registrato una piccola flessione, probabilmente per riassorbire tutte le scorte fatte in precedenza. Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione, nota che sono venuti meno i consumi fuori casa e quindi quelli domestici aumenteranno un po', ma senza nessuna eccessivo stress da domanda. C'è poi però il problema degli allevatori della nostra regione in particolare, con il coronavirus che si abbatte anche su di loro, allevatori di bovini da latte che devono fare i conti con una minore richiesta di prodotti freschi e un prodotto altamente deperibile. Sentiamo il servizio di Angela Caino.
con i ristoranti, le pizzerie e i bar chiusi, diminuisce anche la richiesta di latticini freschi, mozzarella in primis. Negli stabilimenti cala la produzione, in alcuni casi si è anche già fermata. Per gli allevatori c'è il rischio che la grande distribuzione non ritiri più il prodotto o non lo paghi come concordato. L'ennesima batosta su un settore che anche in regione, con le sue 900 stalle sopravvissute, sta cercando di uscire dalla crisi del crollo del prezzo del latte. Il grido d'allarme arriva dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, presieduta da Renzo Livoni, che chiede la sospensione, almeno temporanea, per 2-3 mesi, delle importazioni dall'estero per garantire alle produzioni interne lo sbocco sul mercato. Non tutto il latte può essere trasformato in formaggio da stagionare per motivi di spazio e anche di tenuta del prezzo del prodotto, che tra qualche mese, con più quantità a disposizione, potrebbe crollare. Una riflessione relativa al ritiro dal mercato per gli indigenti non è un'azione che spetta mettere in campo alla regione, sostengono gli allevatori, ma che questa deve sollecitare a livello nazionale sicuramente. E anche dagli allevatori giungono le stesse richieste delle altre categorie produttive: forme di compensazione per la mancata collocazione sul mercato dei prodotti, far slittare i mutui, non semplicemente sospendere le rate, e infine prevedere la non applicazione del limite dei 3 anni per il regime degli aiuti in de minimis, portandolo a 2, sia per gli aiuti concessi in conto capitale sia per quelli in conto interessi. Questo consentirebbe di liberare prima altre risorse destinate ad investimenti aziendali per ripartire con più forza. Da segnalare, infine, in questo momento di difficoltà, la solidarietà tra le latterie turnarie e i piccoli caseifici, operativi anche la domenica per non sprecare il latte fresco e disposti anche a lavorare il latte di allevatori esterni non ricevuto dalla grande distribuzione. Proprio per sostenere gli allevatori della nostra regione, i produttori, è stata lanciata una campagna Io Compro FVG. A proporla il consorzio AgriFood Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo presidente Filippuzzi, che ha lanciato anche un video messaggio proprio per sostenere questa battaglia in difesa dei produttori locali. Abbiamo lanciato la campagna Io Compro FVG perché le aziende del Friuli Venezia Giulia, tutte del settore agroalimentare e non, sono in difficoltà. E allora, quando andiamo a fare la spesa, ricordiamoci di comprare prodotti del Friuli Venezia Giulia. In questo modo daremo ossigeno alle aziende, così come di ossigeno hanno bisogno i nostri polmoni attaccati dal virus. Grazie. Io compro FVG, questo l'hashtag della campagna lanciata da AgriFood. C'è anche una notizia legata al mondo del manifatturiero, perché in relazione alla sospensione delle attività produttive del gruppo Marelli negli stabilimenti italiani, compresi quindi quelli dell'Automotive Lighting a Tolmezzo, comunicata domenica scorsa nell'ottica della protezione della salute e della sicurezza dei dipendenti, l'azienda ha annunciato oggi il prolungamento della sospensione dell'attività fino al 27 marzo in tutta Italia. Sulla base delle specifiche necessità, in questo periodo, spiegano dal gruppo, potranno essere comunque previsti a livello locale livelli minimi di attività a supporto dei clienti, una misura che viene adottata in aggiunta alle azioni che l'azienda ha già implementato nelle scorse settimane per assicurare al meglio la salute e la sicurezza dei dipendenti, mantenendo allo stesso tempo la continuità produttiva. Ed ora è il tempo dello sport, apriamo la nostra pagina sportiva collegandoci live con il nostro Lorenzo Pausa per tutti gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Lorenzo. Eccoci qui David, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Il tentativo di riprendere prima o poi la stagione è ovviamente vincolato prima di tutto alla ripresa degli allenamenti, ed ecco che anche questo è un tema di dibattito, con la Serie A divisa in 2 fazioni. La prima è quella capeggiata dal presidente della Lazio Lotito, a sostegno di quelle squadre che, come possiamo vedere anche nella grafica che vi propone la regia, avevano stabilito già delle date certe per la ripresa degli allenamenti, con il Cagliari, prima squadra che dovrebbe tornare in campo nella giornata di sabato 21, poi proprio la Lazio lunedì 23, a seguire tutte le altre. Avrebbe dovuto rientrare oggi il Bologna, ma ha deciso poi di proseguire con la sospensione degli allenamenti. Secondo Lotito esisterebbero quindi le condizioni di sicurezza per poter permettere ai giocatori di allenarsi in campo. Dall'altra parte invece lo schieramento di chi vuole rispettare il decreto ministeriale fino al 3 aprile, ovvero
prima di tutto il amministratore delegato dell'Inter Marotta, assieme al quale si è schierata anche la Federmedici, così come l'Asso Calciatori e anche l'Associazione Italiana Medici del Calcio, presieduta dall'ex medico della Nazionale Castellacci, che ha sottolineato come i club in quarantena sarebbero svantaggiati ovviamente rispetto a quelli che invece approfitterebbero di riprendere anzitempo gli allenamenti. E sono proprio sette, tra cui l'Udinese, le squadre che proseguono il loro periodo di isolamento per effetto dei giocatori che sono stati riscontrati positivi al Covid-19, positività che hanno poi imposto anche alle squadre avversarie degli ultimi turni di campionato o di Champions League, nel caso dell'Atalanta, di mettere giocatori e staff in quarantena. Per l'Udinese questo periodo di isolamento terminerebbe domenica 22, ovviamente il tutto può essere soggetto a variazioni e proroghe in relazione all'evoluzione dell'emergenza coronavirus. Il dibattito, come avevamo detto già ieri, è anche tra le federazioni nazionali e l'UEFA su chi avrebbe la priorità nel giocare tutte le partite, e se la ripresa della stagione dovesse slittare oltre le aspettative, ovviamente ognuno cerca un poco di tirare l'acqua al suo mulino. Per il presidente della FIGC Gravina, così come per la Federcalcio spagnola, la priorità andrebbe ai campionati nazionali, che dovrebbero quindi avere la possibilità di giocare tutte le partite restanti, anche a condizione di sforare fino al 10-15 di luglio. La UEFA invece spinge per una regolare conclusione di Champions Europa League con la formula attuale, che prevede le gare di andata e ritorno fino alle semifinali e gara secca soltanto per la finalissima. Sette le date individuate per la ripartenza della Champions, in modo che si possa concludere appunto in maniera regolare. La deadline è fissata per il 28 aprile. È chiaro che se si dovesse andare oltre, tutti un poco dovrebbero adattarsi, ridurre il numero delle partite e andare quindi a riportare in auge anche quelle ipotesi che piacciono un po' di meno ai vari club, ovvero nel caso della Serie A i play-off e play-out, oppure il congelamento della classifica attuale; nel caso delle coppe europee invece gare secche oppure le Final Four. Per quanto riguarda invece le ricadute economiche sui club, parlavamo già ieri delle ipotesi di un taglio di stipendio ai giocatori. Se ne parlerà più precisamente domani nel corso di un'assemblea di Lega rigorosamente a distanza. A te. Grazie, grazie a Lorenzo Pausa, ci ritroveremo nelle prossime edizioni. A proposito di sport, però, vi facciamo vedere anche il video lanciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con testimonial illustri dal mondo sportivo. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa, questo il titolo della campagna. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, restiamo a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Ciao a tutti, io amo il Friuli Venezia Giulia, io sto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, resto a casa. Amo il Friuli Venezia Giulia e anch'io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Compi anche tu un gesto d'amore, resta a casa. E mentre rimanete a casa potete continuare a seguire la nostra rubrica ormai di successo con Roma Home TV, che sta venendo imitata da molti. Noi vi proponiamo quest'oggi uno spunto interessante legato al mondo della poesia. Protagonista del contributo un trio di lettrici di poesie a manovella. Sospesi tutti gli incontri pubblici e privati, anche dal divano di casa, basta girare la manovella del Brustulin ed esce una poesia da condividere con tutti. Henry De Luca dice: questo è quello che io cerco nei libri quando li apro, il pezzetto che è stato scritto per me, che spiega qualcosa di me, qualcosa che possedevo già sotto la pelle ma che non sapevo dire. Ed è proprio a questo che poesia a manovella si ispira.
Oggi abbiamo scelto delle parole romantiche a più non posso, che raccontano di un amore che si deve ancora incontrare, come tanti dei nostri amori in questi giorni, che si aspettano, si sognano, si desiderano e si incontrano solo a palpebre chiuse. Di Wisława Szymborska, Amore a prima vista. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi, credono che non sia mai successo nulla fra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi, dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro se non ricordano una volta un faccia a faccia in qualche porta girevole. Uno scusi nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta. Ma conosco la risposta. No, non ricordano. Vi stupirebbe molto sapere che già da parecchio tempo il caso giocava con loro. Non ancora pronto del tutto a mutarsi per loro in destino, li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e, soffocando una risata, con un salto si scansava. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili? Forse 3 anni fa, o lo scorso martedì, una fogliolina volò via da una spalla all'altra. Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. E chissà, forse già la palla tra i cespugli dell'infanzia. Vi furono maniglie e campanelli, su cui anzitempo un tocco si posava su un tocco. Valigie accostate nel deposito bagagli. E una notte, forse lo stesso sogno, subito confuso al risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito. E il libro degli eventi è sempre aperto a metà. Facciamoci compagnia con Poesia Manovella su Facebook e Instagram. Ciao a tutti! Grazie dunque a Sara Frankovic, Stefania Pittioni e Chiara Dorigo, le nostre lettrici. Vi invitiamo a continuare a mandarci i vostri video e i vostri suggerimenti sulla pagina Facebook di Udinese TV. Abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora con i primi particolari che arrivano da Nimis. Nella frazione di Valle Montana sarebbe caduta una campana del campanile della località addosso a un campanaro. Sul posto sono operativi i soccorsi del 118 e vigili del fuoco. Ulteriori aggiornamenti nella prossima edizione. Noi ci congediamo con il meteo a cura dell'Osmer Arpa. L'appuntamento è alle 12, a più tardi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo sempre sotto l'influenza dell'anticiclone sull'Europa, che fa affluire correnti settentrionali secche anche sull'Italia, quindi il tempo rimane bello. Cielo prevalentemente sereno tutto il giorno, forse qualche cumulo nel primo pomeriggio sulla fascia delle Prealpi, ma non è assolutamente nulla di importante. Soffierà brezza sulla costa e anche sulla bassa pianura, brezza che a tratti potrà essere anche sostenuta per la forte differenza termica tra il mare e l'entroterra. Infatti ci aspettiamo temperature massime oggi in pianura attorno ai 20, 21, forse anche 22 gradi, quindi temperature miti per quanto riguarda la pianura. Domani ancora tutto sommato una buona mattinata, col cielo che rimarrà prevalentemente sereno al mattino, poi nel corso del pomeriggio un aumento della nuvolosità, in particolare sulla fascia prealpina, sull'alta pianura, sulle zone orientali, dovuta all'afflusso di aria un po' più umida da sud-ovest. Questo perché preannuncia l'arrivo di un fronte che arriverà nella giornata di sabato, nelle notti ancora qualche banco di nebbia e poi probabilmente sabato invece il cielo nuvoloso, a tratti anche coperto, e dal pomeriggio qualche debole pioggia in pianura e nelle valli
e qualche debole nevicata in montagna al di sopra dei 1500-1600 metri. Poi nella notte tra sabato e domenica arriverà aria fredda da est e nord-est, quindi si abbasserà la quota neve fino a 600-700 metri circa, e appunto in tarda serata di sabato comincerà a soffiare bora che poi domenica sarà anche piuttosto forte a Trieste con raffiche superiori a 100 km all'ora. È tutto, domani.